Salve amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan che vi saluta e che riprendo questo formato di video, cioè questa nuova ambientazione. Oggigiorno si chiama formato. Sono circa le 7 del mattino e come vedete mi appresto a fare colazione. Io in altri video precedenti, prima ancora che il nostro amico dal Giappone caricasse i suoi video mangiando il sashi e il sashimi, ho fatto dei video tutorial di gastronomia casareccia su come fare colazione, come pranzare, come cenare, come fare merenda. Adesso non saprò come titolare questo video, ma e non so neanche quando lo caricherò, perché molte volte mi rimangono in questo vecchio cellulare Nokia Asha 302 video per parecchio tempo. Però sarà Sant'Enchan chiacchiera con voi facendo colazione. Potrei titolarlo tutorial di come fare colazione. Allora io inizio la mattina. Qua c'ho, mi prendo latte con cioccolato e qua c'ho frutta secca che fa molto bene perché c'ha minerali e c'è le noci, le mandorle, le nocciole, le noccioline, nocciole, noccioline, i semi di girasole e anche la banana secca, che è quella che mangio per primo. Allora niente, faccio questo video perché da qualche mese ho scoperto che si è aperto questo canale dove il nostro compatriota all'estero mangia il sashi. Allora ho detto la nocciola, vuoi vedere che io rilancio i miei video mangiando anch'io come fa YouTube? Come fa YouTube, no? Mangio anch'io. Intanto mi vedete con il Tai Chi, che noi in Occidente chiamiamo erroneamente Tao, che Tao è il principio manifestato attraverso il Tai Chi. Però purtroppo non sto facendo colazione a Beijing con il Tai Chi. Mi piacerebbe, sto a Roma. Quindi la mia è una colazione prosaica, ordinaria. Comunque vi ringrazio delle visualizzazioni del canale. L'unica cosa che non mi va è che tutti voi mi guardiate, commentiate il video, che bello, bravo di qua, bravo di là, mettete like, va bene, vi ringrazio, ma poi non lo condividete. Arrivederci. Questo voleva essere solo un saluto.